Top 3 consigli più 1 per passare l'esame di maturità con un bel voto. Numero 1, riposa a sufficienza, non farti le studiate all'ultimo che poi hai sonno e non connetti nulla. Numero 2, l'obiettivo non è imparare le cose, ma convincere i tuoi esaminatori che sai le cose, quindi cerca di mostrarti tranquillo o tranquilla, rilassata, e sicuro di te. Cosa che ci porta al punto numero 3. Cura la tua esposizione. Occhio alle pause piene e alle pause vuote. E se non sai a cosa mi sto riferendo, iscriviti e recupera i miei video vecchi. Numero 4. Il bonus. Tieni a mente chi è nel tuo pubblico, perché sì, i tuoi esaminatori sono il tuo pubblico. Se sai che un esaminatore ha particolarmente a cuore un argomento, esponilo con passione. I miei esami di maturità oramai sono lontani nel passato, ma quanto avrei voluto che qualcuno mi avesse dato